perché siamo quasi vicini. Siamo pellegrini, non ricercano il cammino, o Maria di Cori. D'oltre mare, viene qui devotamente. Santa Catesi nel mondo in diretta questa mattina dal Santuario dell'Incoronata per la solenne celebrità, l'anniversario dell'apparizione della Vergine. Siamo qui stamattina con uno dei tanti pellegrini santagatesi che si sono recati appunto al Santuario dell'Incoronata, ma sono degli abitué, sei un abitué, sì, appunto di questo pellegrinaggio, Stefano Petronio. Stefano, che cosa vuol dire per te venire al Santuario dell'Incoronata? Chiedere preghiere per me e per tutte le persone che non stanno bene. C'è una bella epigrafe all'ingresso del santuario che dice che la Madonna ha detto: non abbiate paura, perché chi viene in questo luogo io concederò le mie grazie. Ma tu ci credi che appunto un luogo di culto, di devozione, di fede così grande poi ci possa essere un vero conforto, poi non solo per l'anima e per il corpo, per noi fedeli? Io dico di sì, perché la Madonna dà tanta forza alle persone che soffrono specialmente. Stefano, tu sei venuto stamattina da Sant'Agata di Puglia, appunto, però diciamo ci sono, da Sant'Agata ci sono i carri famosi che partono il giovedì pomeriggio per raggiungere qui appunto alle prime luci dell'alba del venerdì mattina. Tu li hai visti i carri? Sì, com'erano questa? Anche aiutato a fare i carri. Che cosa vuol dire per i ragazzi di Sant'Agata oggi, nonostante siano molto giovani, poi fare i carri, partecipare, dare una mano in questo allestimento? È un segno di devozione alla Madonna. Grazie Stefano. Grazie.
Guillermo in via. Amici di Santa Catesi nel mondo, siamo qui con il signor Fulgenzio Lombardi che fa il volontario nel museo qui al Santuario dell'Incoronata. Adesso ci racconterà un pochettino, abbiamo un presepe permanente e poi abbiamo gli ex voto. Costruito da un ragazzo di Bari che fa soltanto questo lavoro, c'ha la pianta di questo presepe, è un presepe bellissimo, sta sempre qua, non si sposta mai perché non abbiamo posto ovviamente. Manca l'altra metà perché era molto più grande quando stava sopra, c'era più spazio. Adesso lo teniamo qua, nelle parti principali, la grotta, i movimenti, i bambinelli si muove, la Madonna, tutto quanto, e i re maggi. Invece all'altro lato poi ci sta altri cosi. Ma questo presepe è stato donato? No, è stato costruito da sto ragazzo che ha fatto questo presepe. Ed è molto grande, l'altra metà manca, non ci sta, perché non l'avevamo dovuto mettere. E poi abbiamo gli ex voto qui vicino. Qui teniamo che cosa sono gli ex voti? Gli ex voti sono le grazie che questa gente ha avuto dalla Madonna, le grazie ricevute. E qui abbiamo dei quadri dal 1902 a oggi. Ci sono anche dei quadri recenti che hanno avuto dei miracoli. Per esempio c'è uno laggiù, ma arriviamo, che addirittura di Foggia è andato a lavorare a Melfi, è uscito fuori strada con la macchina si è bruciata, lui ha chiesto aiuto alla Madonna e non si è fatto nemmeno un graffio, è stato salvato, diciamo. Quindi sono i simboli concreti che diciamo così dipingono per ricordare la grazia che hanno concretamente. Fanno più o meno così, che quando per esempio si fa un identikit dalla questura, la polizia che fa l'identità, sì. Allora loro vanno da queste persone, da quei pittori o dal fotografo e cose, hanno quelle macchine che fanno e ci spiegano la situazione, com'è il miracolo che lui ha chiesto aiuto alla Madonna, com'è successo, che è successo, che è caduto dall'imbarcatura, con la macchina, chi ha gli operatori, insomma ci sono queste cose e ognuno, poi noi diciamo sempre quelle che credono ancora alla Madonna, c'è tanta gente che sono molto devoti, adesso lasciando il fatto dei miracoli per esempio, noi adesso facciamo la festa della Madonna, oggi, ieri abbiamo fatto la vestizione, oggi c'è la cavalcata degli angeli, c'è gente che viene da lontano, dalla Basilicata, dal Molise, la Puglia anche. Ma anche noi veniamo da Sant'Agata di Puglia e si parte il giorno prima, sì, quindi comunque c'è una devozione. Per esempio voi siete arrivati ieri perché mi pare che voi dovete dare l'olio, ma che domenica a Sant'Agata. Invece gente che viene da Deliceto, che vengono domenica, sì. Partono la notte del sabato e la domenica, perché vengono da tanto lontano. C'è gente, noi diciamo sempre, ma gente che ancora vuole bene, ama la Madonna di Incoronata, ci tengono assai, gente che viene a piedi vecchietti, gente anziana. Fanno tanti chilometri a piedi. Questo conferma che è un luogo di grazia. È una di grazia, è certo, è un luogo di culto e di grazia. Forse è una grazia anche quella di far credere di più i pellegrini, certo, che possono vedere queste cose. Madonna, questo è che diciamo noi, perché questa gente che viene qua, che viene da così lontano, non viene per curiosità, poi ci vede la Madonna che è nera, dice perché è nera. Perché di nuovo ci chiede la Madonna è nera? Perché la Madonna è venuta dall'Oriente e si è posata su un albero di quercia e è voluta rimanere qua. Chiedendo al padrone, che è il padrone d'Ariano, che era il proprietario di questi terreni, lei ha chiesto di essere costruita una piccola chiesina e fece costruire questa famosa chiesina nel 1001, che oggi siamo a 1012, sono 1011 fa. Ha fatto costruire, fece costruire questa chiesina 3 metri per 6 metri, dove la gente che veniva qua, essendo che allora non c'era luce, non c'era niente, quando arrivavano alla notte, almeno quelle, diciamo, quelle che ci hanno fatto leggere, perché ci sono dei libri che spiegano queste cose, e arrivavano qua la sera, era buio, non andavano via, rimanevano qua e dormivano la notte, vi faccio vedere quando arriviamo laggiù, c'è il plastico del santuario vecchio che stava prima. Che anche appunto storicamente è un luogo di accoglienza dei pellegrini, cioè chiunque viene qui. La gente viene accolta con simpatia, con allegria, con devozione, poi si dice con gentilezza e la gente viene volentieri. Ma non è solo oggi che è festa o domani, perché oggi c'è la cavalcata, la famosa cavalcata degli angeli, che uno che non la sa, non l'ha mai vista, non creda a queste cose, però è una cosa bella perché viene gente da lontano. Ricorda che gli angeli, no, si dice che misero loro, sì, furono loro a incoronare la Madonna che apparve nel Bosco del Cervaro. Benedetta si chiama questa funzione, questa cosa che fanno la cavalcata degli angeli, che poi sono mezzi agricoli con le persone viventi sopra, che ognuno organizza una cosa. Ricordano delle scene sacre. Parlazione della Madonna, non so, la casa di Gesù, ognuno fa una cosa. Ogni paese
qua ne vengono tante. Oggi per esempio, se voi vi trovate qua, quando si fa la cavalcata, vedete quanti paesi vengono, dalla Puglia, dalla Basilicata, dal Molise, anche dall'Alta Italia, vengono gente che viene qua, viene il giorno prima, preparano i carri qua, che portano qua in giro a fare questi bellissimi tre giri attorno alla chiesa, è una cosa stupenda. E voi vedete che oggi qui ci sarà tanta, tanta gente. Questo invece è un caso che ancora oggi, per esempio, l'Incoronata sia anche un luogo di accoglienza degli immigrati, per esempio, sì, ci sono tanti. Sì, perché anche perché teniamo la Caritas, anche diamo, come si dice, qualche cosa a questa povera gente che viene da lontano, che hanno bisogno. Ogni giovedì ci sa anche questo, che il santuario si presta anche a questa cosa qui, non è che abbandonano questa gente. Ci fa vedere il plastico dell'antico, sì, santuario. Allora, questo è il santuario vecchio. Pensi, questo signore, questo che ha fatto il plastico, andiamo più in là, ci sta questo signore, questa fotografia che sta qui, questo è un signore di Troia, che era dipendente del comune, a tempo perso ha fatto questo lavoro, per fare questo è stato 10 anni per fare il suo capolavoro, è un capolavoro davvero. Molto minuzioso nei dettagli, com'era? A tutti, e poi voglio dire, proprio, vede anche le tegole, gli uccellini, i colombini, tutto fatto a mano. Un lavoro fatto a mano per 10 anni, la chiesa, il bosco e gli alberi dell'apparizione, e la chiesina che fece costruire Beno d'Ariano. Cioè lui però la chiesina l'ha fatta lì, quella famosa chiesina pitturata di calce bianca perché allora non c'erano colori, però lui ha fatto il plastico, l'ha fatto più bella la chiesa, l'ha fatto con le finestre, magari ci ha messo... arricchito con dei dettagli, ecco, appunto questo è l'antico santuario prima di quello nuovo che è stato ricostruito intorno agli anni 50-60 da un famoso architetto romano, l'architetto Magnetti. Questo nuovo è stato costruito quando il Papa tanti anni fa ha dato a Don Orione il mandato del santuario, perché il santuario è diventato non caos. Era stato in stato di abbandono. Ma abbandono perché qua sono passata tanta gente, almeno vede, io le ripeto, ho letto quel libro verde che sta lì, sì, che ti spiega quando è nato il santuario oggi. Allora io ho notato che tanta gente è passata di qua, gente brava, gente buona, gente cattiva, anche gente che ficcavano qua per il bosco, però la scusa che andavano in una caccia e cose magari. Questa era un'antica, famosissima appunto tenuta di caccia di Federico II, quindi pregiata, storica, è un luogo molto bello, è bagnato appunto il fiume Cervaro. Quindi fate di Cervaro queste cose qua. Però per esempio il santuario vecchio, questo qua, è stato in piedi fino al 58. Il 58 si è buttato a terra perché dicevano che non si poteva più riparare, era avuto tante puntellate attorno, tante volte di riparazione, poi non c'erano più soldi. Allora il Papa volle dare a Don Orione il mandato del santuario, che voleva fare il seminario, portare i giovani, e qui stavano le scuole, stavano allora, anche le elementari, fino alle medie, fino ai superiori, fino ai quelli che continuavano a fare i sacerdoti. Poi il santuario vecchio è stato, per costruire il nuovo, sono stati 7 anni, e il nuovo è stato costruito, è stato inaugurato il 22 aprile del 65. E da allora si fa questa funzione di questa festa che facciamo oggi. Della cavalcata degli angeli. Che inizia dal mercoledì prima, che la Madonna veste a festa, ci mettono i vestiti nuovi. I vestiti che sono donati dai fedeli, dai vari pellegrini, le varie comunità devote. Sì, devote, delle volte sono, non so, donano paesi, delle volte sono anche privati che vengono qua, si presenta tante persone, vengono a chiedere di fare i vestiti. Allora ci sono dei gruppi, c'è il comune, le associazioni, insomma, il volontariato anche, perché anche qua dei volontari che si sono prestati a fare tante cose qua. Io da poco che vengo, 7-8 anni, ma stanno quelli che stanno qua da quando è nati, da quando si fa questa cosa dal 65, perché prima non si è capito chi era che stavano prima. E allora si fa il mercoledì la vestizione della mamma, quest'anno l'abbiamo fatta all'aperto, veramente è stata un afflusso di gente assai grossa. Oggi, ieri niente, è stato riposo, diciamo, domani... Perché si sono avviati i pellegrini con i loro carri dai vari paesi e oggi appunto parteciperanno a questa cavalcata. Questi pellegrini che sono arrivati ieri pomeriggio, ieri notte, stanotte, stamattina presto, per prepararsi alla cavalcata. E parecchi carri li preparano qua. Per esempio, le stavo dicendo prima, per esempio, che ci sono dei pellegrini che vengono da Minervino Murge, vengono 2 o 3 giorni prima e sostano qua, si portano tutto dietro per cucinare, per dormire, poi gli anziani e i bambini fanno dormire nel seminario. E allora si inizia a venire qua Minervino Murge, poi viene Palazzo San Gervasio, Candela,
il palazzo di Bampio, come si chiama, Canosa, insomma con tutta questa gente si preparano a fare questa manifestazione che inizia alle 2:30 e finisce alle 6 e partecipano tutti quanti dell'Italia, diciamo, possono venire dal Molise, anche dalla Puglia, la Puglia un po' di meno perché la Puglia è divisa un po', sanno quelle che vengono da Ortanova, Carapella la fanno oggi, sanno quelle che vengono un po' più lontane, Cerignola, anche Cerignola era stamattina, e vengono domani un gruppo e l'altro gruppo viene, il subappennino Down viene dalla notte del sabato alla domenica. Invece stasera, venerdì, c'è il pellegrinaggio a piedi, il famoso pellegrinaggio a piedi che parte da Foggia, che arrivano qui, si devono trovare alle 4 sullo spiazzale. E arrivano allo scalzatoio, arrivano nei pressi del fiume, si tolgono alcuni pellegrini, si tolgono anche le scarpe, quindi vengono anche scalzi, quindi hanno delle forme di devozione ancora molto antiche. Ancora oggi ci sono persone che si tolgono le scarpe e vengono scalzi. Poi gli anziani, che vuole, gli anziani adesso, quelli che sono venuti sempre quando erano giovani, vengono ancora oggi col bastone, non so, si arrampicano, però arrivano e quando salgono quelle scale ti fanno veramente commuovere. Io invece ho una certa età e mi commuovo a sentire queste cose. Vedere un anziano a 80 anni magari venire senza scarpe a salire le scale per andare alla Madonna. E allora dicevo, oggi questa famosa cavalcata. Poi domani, che è sabato, stanotte sempre dicevo, stanotte alle 4 è pellegrinaggio. E prima si faceva, io mi ricordo quando ero bambino, si facevano dei falò quando si arrivava qua. E poi dopo la messa si benediva il falò e ognuno si portava un po' di carbonella a casa per le devozioni. Adesso non più, adesso arrivano allo spiazzale alle 4 e si fa il fuoco d'artificio. Si dice al chiaror del sole si fa la festa alla Madonna. Però la festa della Madonna non è oggi o venerdì, è domani. Perché la Madonna è apparsa la notte del sabato alle 3 della notte di sabato alle 3 del mattino e si fa la funzione alle 4 per far venire tutti i pellegrini e farli radunare tutti insieme e si fa sta messa. Poi domani mattina, che è sabato alle 11, il Papa ogni anno manda un cardinale qua, sì. E quest'anno viene il cardinale più bravo, quello che noi diciamo ci tenevamo tanto, e sarebbe il segretario del Papa recente, sì, come il nome non segretario voglio. Di Benedetto XVI. Che lui poi alle 11 fanno questa messa cantata con tutti i sacerdoti della curia, che tutti di Don Oriona, la maggior parte dei nostri, e si fa l'apertura dell'anniversario, la festa sua, che è il sabato. Tanto che quest'anno ricorrono anche i 25 anni della venuta di Giovanni Paolo II, che appunto è arrivato a Foggia e ha visitato come prima cosa proprio il santuario dell'Incoronata, che è una devozione importante in tutta Italia. Stiamo facendo adesso un parco per lui, per il Papa, che venne qua per accogliere i pellegrini, sarebbe qui dietro al museo, ci sta prima era bosco, adesso è oliveto, perché ci hanno messo delle olive che fanno l'olio per il santuario, e hanno pulito sotto, hanno fatto bello, che i pellegrini non devono andare nel bosco, perché nel bosco non si capisce niente, perché poi spiegano tanti gettagli. Il luogo più comodo, ecco, per i pellegrini che vengono. Ci ha citato l'olio, ricordiamo questa cosa dell'olio, c'è una leggenda che in realtà è sospesa tra la fede, ecco, un po' la leggenda popolare. È apparso la Madonna al strazzacappo al pastore, che i buoi si sono inginocchiati, che il barone non credeva, perché che era apparsa un'altra volta questa grande luce, che lui venne a caccia qua il barone, e sparò un daino. Il conte di Ariano. Il conte di Ariano venne a sparare un daino e andò a caccia, perché venivano a caccia qua, loro tenevano gli animali a pascolo e venivano a prendere i formaggi, le ricotte, queste qua, quelle che facevano allora. E venivano a caccia. Allora dice che sull'albero il primo ha visto una grande luce, pensa che era uno scherzo fatto da cacciatori. Invece no, quando è apparsa veramente la Madonna, che è apparsa a strazzacappo al pastore e si sono inginocchiati i buoi non si sono potuti muovere, allora ha creduto. Allora non è uno scherzo, e la Madonna le disse: mi deve costruire una piccola chiesa nel bosco, e ha costruito quella famosa 3 metri per 6 metri, che quando veniva la gente doveva aspettare per poter entrare dentro, che qui non c'era la luce, non c'era niente qua, c'era solo il pozzo dove tiravano l'acqua per far bere un po' gli animali e quelli che bevevano loro. Se si portavano qualche cosa mangiavano, se no, come si dice, perché non c'era niente. Si arrangiavano. Poi, piano, e questo contadino accese appunto una fiammella, appunto fiammella, con l'olio che aveva nella sua caldarella. Allora lui, il pastore, teneva una caldarella e appesa all'albero con l'olio, che si dice la storia, che sta caldarella è sempre stata accesa per tanti anni, non si consumava mai l'olio.
Ecco, invece la luce che la Madonna ha avuto tramite il pastore, questa cosa che teniamo su adesso in chiesa, quando si va in chiesa. E adesso l'andremo a vedere ed è un simbolo di salvezza anche per le persone malate, nello corpo, anche nello spirito. Ecco, è perché la gente che viene, la prima cosa che fa, si unge con quell'olio lì, perché sa che l'olio benedetto della Madonna. E teniamo la statua di Terza K, il pastore, quest'olio sotto. Prima l'olio veniva dato dai laici o dai sacerdoti. Adesso con la nuova generazione hanno pensato di farlo diverso, di mettere l'olio sempre nella bacinella, benedetto, e lui si unge da solo, va lì e poi sale su alla scala santa della Madonna per salire su. E questa è tutta la, diciamo più o meno, la storia. La storia. Visto che lei è di qua, ci racconto un'ultima nota. Noi siamo stati come comunità santagatese anche molto addolorati perché c'è stato un furto che ha colpito questo santuario. Ieri, è fatto due mesi, giovedì. Il furto, ricordiamo, della corona della Madonna, della corona di diamanti, quindi una corona molto preziosa, che un po' ci racconta un po' di come l'emergenza sociale, la nuova povertà, faccia degli brutti scherzi. Sì, questa corona fu offerta 3 anni fa da Palazzo San Gervasio, ed era in oro e diamanti, una bellissima, un bel capolavoro fatto da un orafo, non lo so chi è. In tutti i modi, questa corona è stata qui tanto tempo in testa della Madonna. Quando è stato a maggio l'anno scorso, a maggio passato, che facciamo la fiaccolata la sera, il 31 di maggio si fa la fiaccolata, allora prendono la Madonna, la scendono sul sacrato e sta in mezzo al popolo, in mezzo ai pellegrini. Poi dopo si fa la benedizione, tutto quanto, la Madonna si riporta su. Per il mese mariano, quindi a maggio. Allora, quando fanno questo servizio, alla fine levano l'oro che tiene la Madonna quello, e mettono la roba che bigiotteria, anche per tenere qualche cosa alla Madonna addosso. Quest'anno non è stato tolto, non fu tolto. E allora rimase lì la corona. E il 2 mesi fa, diciamo giovedì, il nuovo parroco che sta adesso, Don Felice Bruno, doveva essere incoronato rettore, fatto rettore il sabato. Lui è arrivato qua qualche giorno prima, perché lui ha studiato qua, è diventato sacerdote qua, poi è stato mandato all'estero, è stato mandato in missione. È ritornato qua per rimanere rettore qua, rettore. E doveva essere proclamato il sabato, che poi è stato fatto il sabato. I giovedì hanno rubato. Lui dice, sono venuto in chiesa, ho aperto la chiesa alle 7:30, ho sentito dei rumori. Allora si vede che la rapina l'hanno fatta di giorno, non di notte. Hanno preso la corona della Madonna, hanno rotto il vetro dietro, hanno preso la corona della Madonna e tutto l'oro che teneva sul braccio. Non sono riusciti a prendere la corona del bambinello, perché è caduta, si vede che loro hanno toccato col braccio, l'ha stretta e è caduta a terra. Nel scappare hanno anche lasciato dell'oro per terra, quelle che ci abbiamo messo ieri, quel poco che ha riuscito a raccogliere Don Felice, l'ha messo là, insomma, ha anche predicato questo fatto. Dell'oro, ci sono tutti quanti, ormai è una cosa che è andata sui giornali, la televisione. Un furto che rammarica la comunità, però è anche vero che la devozione resta sempre. È una cosa assurda, perché uno che va a rubare, e certe volte la gente dice doveva rimanere là col braccio. Sì, quello, o è un furto su commissione, che qualcuno gli serviva quella roba lì. O proprio uno che oppure la nuova povertà, qualcuno che avrà veramente bisogno. Però appunto, nonostante questo. Se uno ha rubato, uno che aveva bisogno. E va bene, però può anche venire in chiesa e chiedere, io ho bisogno, se si può fare qualche cosa. Ecco, questo ci insegna a venire qua al santuario, che c'è un'altra strada, appunto quella di chiedere magari aiuto alla Madonna, ma questo non ferma la nostra devozione, quindi tra poco adesso andiamo in chiesa a vedere l'olio santo, a salutare appunto la Vergine Nera per farla vedere ai nostri amici emigranti e poi appunto con la cavalcata degli angeli. Uno che ha rubato la corona, che ha rubato? Mica si è fatta una ricchezza lui, è diventato ricco. Ha fatto solo un furto alla comunità. Di cuore, di coscienza, dice che ho combinato io. Ma i cristiani perdonano. Grazie signor Fulgenzio e grazie mille di questa visita guidata e a presto. Io non sono di qua, sono di Bovino e vengo a Santovario qua, vengo a fare volontariato, però abito a Foggia, sono stato. Ho lavorato a Foggia per tanti anni. Quindi anche lei è del subappennino come noi di Sant'Agata, quindi conosce Sant'Agata. Vengo come Sant'Agata, lo conosciamo. Mio fratello, e quindi anche lei è un nostro amico del subappennino. Grazie signor Fulgenzio e ci vediamo alla prossima. Quando volete.
Sono passati più di 1000 anni dall'apparizione della Madonna incoronata nel bosco del Cervaro e anche quest'anno si rinnova il tradizionale appuntamento di fede mariana presso appunto il santuario dell'incoronata. E durante la messa molti vengono proprio qui appunto a offrire la propria devozione proprio dove si commemora il prodigio della lampada. Il prodigio della lampada che il pastore Strazzacappa mise ad ardere per devozione sul ramo della quercia il giorno dell'apparizione della Madonna nel 1001. La fiamma ardeva sempre e l'olio non si consumava, come se gli angeli alimentassero la lampada. E i fedeli che si ungevano ottenevano guarigioni fisiche e spirituali. E ancora oggi i pellegrini si ungono con devozione la fronte con l'olio benedetto facendosi il segno della croce nella cappella dell'unzione qui prima di salire a venerare l'antica e taumaturgica statua della Madonna.